Vediamo ora un approfondimento sul teorema di Gauss. Abbiamo detto già che il teorema di Gauss prevede che il campo di gravità che agisce sul Sole dipenda soltanto dalla massa contenuta all'interno dell'orbita solare MR e non dalla massa esterna, che è come se non ci fosse, perché non ha nessun effetto gravitazionale sul Sole. Adesso dal teorema di Gauss ricaviamo quanto vale il campo di gravità sul Sole. Campo di gravità esercitato da tutta la massa contenuta all'interno. E poi vedremo anche come cambia questo campo di gravità, cioè la sua intensità, al variare della distanza dal centro galattico. E vedremo che questo campo di gravità cresce proporzionalmente al raggio, cioè alla distanza dal centro galattico dove noi calcoliamo questo campo di gravità. Questo vale nell'ipotesi di una distribuzione di masse uniforme all'interno della galassia. Sappiamo che non è vero, perché al centro la distribuzione di massa è più densa, perché lì si ammassano le stelle, c'è il rigonfiamento centrale, il bulge galattico. Scriviamo quindi il teorema di Gauss, che dice che il flusso del campo gravitazionale attraverso una superficie chiusa qualunque è data da questa formula, dove in questa formula conta soltanto la massa che è contenuta all'interno di quella superficie chiusa. MS vuol dire la massa all'interno di questa superficie S immaginaria. E qui vediamo che appunto il campo di gravità non dipende dalla massa esterna a questa superficie chiusa, ma soltanto dalla massa contenuta all'interno. Questa formula ci permetterà di calcolare il campo G a una distanza R qualunque dal centro galattico. Bisogna esprimere il flusso del campo gravitazionale. Per prima cosa dobbiamo scegliere una superficie chiusa opportuna. Come superficie chiusa prendiamo questa specie di moneta, quindi un cilindro molto sottile, di spessore H molto piccolo e di raggio R pari alla distanza dal centro galattico dove noi vogliamo calcolare il campo di gravità. La superficie cilindrica deve essere molto sottile perché sappiamo che il disco galattico è sottile. Del resto non possiamo fare a meno di prendere comunque uno spessore per calcolare il teorema di Gauss, perché il teorema di Gauss richiede comunque una superficie e se noi prendessimo invece un disco senza spessore non potremmo applicare il teorema di Gauss. Quindi siamo obbligati a prendere uno spessore per quanto piccolo in modo tale da poter poi calcolare la superficie attraverso la quale questo campo di gravità fluisce. E la superficie attraverso cui passa il campo di gravità è soltanto questa del bordo, non è invece nella faccia superiore e nella faccia inferiore del cilindro. Questo perché il campo di gravità è disposto sempre verso il centro galattico e quindi scorre sulle due basi del cilindro senza attraversarle, quindi non fa flusso sulle basi, attraverso le basi, fa flusso attraverso il contorno di questo cilindro molto schiacciato. E attraverso questo contorno il campo gravitazionale è sempre perpendicolare al contorno e quindi il flusso del campo gravitazionale è semplicemente G per l'area del contorno, che noi possiamo calcolare immaginando di srotolare questo contorno. Viene un rettangolo che ha l'altezza H e la lunghezza, quindi la base, pari alla circonferenza 2π greco R. Quindi abbiamo espresso il flusso del campo gravitazionale in modo esplicito. Semplifichiamo π greco e isoliamo G, calcoliamo il campo di gravità con la formula inversa. Per completare il calcolo di G però dobbiamo esprimere la quantità di massa contenuta all'interno di questo cerchio di raggio R. E allora utilizziamo la formula di prima che metteva in relazione la massa contenuta dentro il cerchio rispetto alla massa totale come rapporto dei raggi al quadrato. Quindi la massa contenuta all'interno di questo disco verde è uguale alla massa totale della galassia per il rapporto dei raggi al quadrato, il raggio del disco verde rispetto al raggio galattico. Inoltre la massa della galassia la determino utilizzando la densità di massa, cioè la densità volumica per unità di volume. Quindi moltiplico la densità per unità di volume immaginata uniforme per il volume dell'intera galassia, che è un cilindro, un disco di spessore H e di raggio D. Quindi questo è il volume della galassia, è l'area di base, π greco D quadrato, un cerchio per lo spessore H della galassia,
moltiplicando là il volume galattico per la densità di massa, densità volumica di massa, trovo la massa totale della galassia e la vado a sostituire qui. Quindi, tornando al campo di gravità, abbiamo 2g diviso rh. Al posto di mr scrivo questa relazione r quadrato su d quadrato per m, ma al posto di m scrivo rho, la densità volumica di massa della galassia, pi greco d quadrato h. Si semplificano molte cose, rimane 2 pi greco gr. Questa è l'espressione del campo di gravità a una distanza qualunque r. Vediamo che il campo di gravità cresce proporzionalmente alla distanza dal centro galattico. Questo perché più ci allontaniamo dal centro galattico e più si ingrandisce questo disco e si trova sempre più massa all'interno di questo disco verde. Di solito siamo abituati a vedere i campi di gravità che diminuiscono con la distanza. Qui invece aumenta perché, allontanandoci dal centro galattico, aumenta anche la massa che è contenuta all'interno del disco che stiamo considerando. Tutto questo vale nell'ipotesi di una densità volumica di massa uniforme, cosa che abbiamo detto che non è vera.